MQTT è un altro dei protocolli considerati molto importanti per l'industria appunto 4.0. È, come abbiamo detto anche precedentemente, un protocollo molto semplice che è nato per raccogliere i dati, ma questo non significa che sia suo punto a sfavore. E vediamo perché. La IEC, come dicevamo prima, non lo qualifica come uno standard di connettività in quanto non ha un sistema standard sintattico dei messaggi. Infatti va integrato con standard esterni, di solito tipo il JSON, che in pratica ne definisce in sostanza la semantica. E visto da un altro punto di vista, questo può essere un vantaggio. Perché? Perché permette all'integratore di creare applicazioni molto personalizzate. Quindi, da una parte abbiamo l'OPC UA molto rigido rispetto sugli schemi che vengono rilasciati per lo standard, e qui una estrema libertà. Quindi, diciamo, in base a quello che si vuole fare, il punto di forza di uno è l'estrema flessibilità, dell'altro invece è l'estrema rigidezza, proprio i due opposti.